Allora, sicuramente l'incontro di oggi è un incontro che noi sposiamo, perché quando si parla di eccellenza e si parla di Europa, l'assessorato alle politiche comunitarie della città di Caserta non può che dare un sostegno fattivo e cercando anche di dare un contributo dal punto di vista di quelle che sono le ipotesi anche di crescita del territorio, prendendo come spunto le eccellenze europee. La scuola Giordani, l'Istituto Giordani, che ha promosso insieme ai Lions l'incontro di oggi, ha centrato perfettamente un obiettivo a noi caro, soprattutto in un mese dell'anno che è quello in cui si celebra la festa dell'Europa, che anche quest'anno in città abbiamo cercato di organizzare dando quel segnale importante, ovvero facendo capire che esiste un'unione e che esiste, che non dobbiamo essere scettici nel considerare l'Europa come un qualcosa di lontano, anzi dobbiamo sempre di più cercare di infondere ai cittadini casertani, e dobbiamo ricordare che siamo un paese fondatore. Per questo le criticità che oggi viviamo da un punto di vista occupazionale mi auguro siano temporanee, e mi auguro che però insieme alla regione, insieme al governo, insieme anche alla Commissione europea, che mette in campo una serie di politiche attive per il lavoro, in qualche modo si cerchi di cercare di colmare appunto quel gap che viviamo con i paesi del nord Europa. È chiaro che la programmazione comunitaria fino al 2020 prevede delle politiche basate appunto sulla mobilità occupazionale, cercando di favorire dei percorsi anche alternativi dei lavoratori, ma sicuramente dopo il 2020 il tema centrale della programmazione quasi sicuramente sarà incentrato per i paesi del sud e del mezzogiorno d'Europa, incentrato sulle politiche attive del lavoro. Certamente, noi in qualità di presidente del club Caserta Real Sito di San Leucio abbiamo saputo di queste eccellenze presenti in questo istituto e abbiamo voluto dedicare a loro dei premi, dei riconoscimenti, proprio perché è necessario evidenziare assolutamente la capacità e l'impegno di questi giovani, che poi diventeranno esempio sicuramente per tutti gli altri, così come l'Istituto Giordani sicuramente dovrà essere un grande esempio proprio di trascinamento per come si fa la buona scuola. Sicuramente noi facciamo gli auguri a questi ragazzi e a tutti gli altri dell'Istituto, e un grazie particolare alla preside Serpico che ci ha dato la possibilità di interfacciarsi con questa realtà scolastica veramente di eccellenza.